Dopo la sezione territoriale dell'Anfe Teramo nasce anche quella di Val Vibrata, Pescara e Provincia. La nuova associazione assisterà dai 1.500 ai 5.000 italiani emigrati all'estero e si pone obiettivi ambiziosi come la realizzazione di un centro per curare l'autismo e la progettazione di una pista ciclopedonale dal Tirreno all'Adriatico che ripercorra l'antico confine tra il Regno delle Due Sicilie e lo Stato Pontificio. Presidente dell'Anfe Val Vibrata Pescara, Leonardo D'Ippolito. Noi oggi elencheremo alcuni progetti utili, importanti per la popolazione, che riguardano praticamente il livello storico, il livello geografico, ma soprattutto il livello umano medico, perché uno dei progetti fondamentali a cui l'Anfe ci tiene veramente è la personificazione della cura dei bambini con purtroppo malati di autismo, con la PEP therapy e con la ippoterapy. E questo è un progetto dove alcuni filantropi e alcuni privati sensibilizzati da questo problema sono andati a bussare alla porta dell'Anfe e ci daranno appunto dei soldi per realizzare questo spettacoloso e spettacolare progetto. L'Anfe, Associazione Nazionale Famiglie degli Emigrati, è sorta nel 1947 ed è nata per rispondere alla necessità di assistenza degli emigrati e delle loro famiglie e per la tutela dei loro diritti all'estero. L'ente conta 48 rappresentanze estere in 16 paesi. In Italia è strutturato in 44 sezioni provinciali e 16 regionali. Attualmente assiste 80 milioni di emigrati italiani nel mondo, di varie generazioni, dai nonni ai nipoti, come spiega Paolo Genco, presidente nazionale di Anfe, intervenuto a Teramo al battesimo della nuova sezione vibratiana pescarese. Quali sono gli scopi dell'Anfe? L'Anfe nasce per assistere le famiglie degli emigrati all'estero, accompagnare l'emigrato e assistere la famiglia che rimane nel luogo d'origine, in questo caso in Italia, perché noi ci occupiamo di emigrati italiani. Cosa li sostenete? In tutto, nelle attività culturali, nelle attività assistenza scolastica, formazione e anche l'inserimento lavorativo all'estero, dove vanno loro, Australia, Venezuela, Argentina. E poi lavoriamo molto oggi con i paesi africani.